Buonasera, eccoci in diretta anche oggi. Bene, vi aspetto. Ok, sono le 21, precisa come al solito. Vi aspetto, vi aspetto. Come state? Come state? Oggi siamo precisi, ore 21 in diretta su Alber Riordino. Oggi non ho fatto la storia per avvisarvi, ma ieri vi avevo avvisato che oggi avremmo parlato ancora, ok? Ordine e disordine, però diciamo senza essere troppo pesanti, ma in modo un po' più anche divertente. E allora, oggi è interessante, è stata per quanto mi riguarda. Abbiamo avuto un altro ingresso tutt'oggi, oggigiorno. Oggi ho avuto un altro ingresso e sono molto felice. Nel frattempo che vi connettete, ok? Mandatemi un salutino se intanto mi vedete, mi ascoltate, un pollicione, fatemi sapere, insomma, se mi vedete mi sentite, perché magari delle volte la linea non va e io parlo a vuoto. Vabbè, parlerei lo stesso, però, visto che magari volete ascoltare. E mi connetto adesso anche con il computer. Ok, così nel caso ho scritto un messaggino vi vedo. Allora, oggi, la tematica di oggi sarebbe stata, ok, capire che cosa dice il disordine di noi. E in realtà, quello che mi sarebbe piaciuto, magari se anche voi avevate una, non so, una vostra opinione, nel senso, quando guardate la vostra casa, ok, o il disordine alla vostra casa, che cosa ti trasmette, ok? Io ovviamente ho fatto un po' di. Ho messo un po' giù un po' di concetti, ok, che vi dirò, però come vi ho detto, comunque sapete, ok, a me piace molto l'interazione comunque nelle dirette che facciamo e mi piacerebbe sapere anche voi, ok, che cosa vi trasmette a voi il disordine, ok? O comunque quando magari fate ordine, dopo torna il disordine, che cosa vi trasmette? Sarebbe interessante capire quali sono le emozioni, le sensazioni che vi trasmette il disordine. Capire se sono positive, negative o diciamo se vi dicono anche qualcosa in più, proprio un aspetto di voi che magari non vi piace e che nel disordine voi riconoscete. Ok, ed è per questo che magari poi fate ordine proprio per non vedere, ok, determinati aspetti o sentire determinate sensazioni o di emozioni. Allora, nel frattempo che vi connettete, allora, l'idea, ok, di stasera è di andare un po' ad analizzare cosa dice il disordine di noi. Sarà comunque, come al solito, una diretta anche un po' simpatica, perché ovviamente non è che possiamo farci un peso così tanto, nel senso che il disordine c'è, ok? O lo si mette a posto in tutti i sensi, oppure non ci si può molto affliggere. Allora, l'idea è capire cosa dice di noi il disordine, magari anche in veste un po' comica. Se qualcuno di voi ha già la risposta pronta e vuole condividerla, volentieri, vedere anche voi cosa pensate riguardo, senza imbarazzo e niente, perché calcolate che il 90% della popolazione mondiale è disordinata. Quindi, se mi giro a destra, mi giro a sinistra, trovo più disordinati che ordinati. Allora, dice l'idea, ok, è che quando noi siamo in casa nostra, ok, abbiamo magari fatto ordine, vorremmo tanto che questo ordine duri per sempre. Ma come ho detto ieri, non so se avete visto la diretta di ieri, il disordine è un'equazione matematica malefica, perché se tu non la risolvi nell'ordine corretto, seguendo i passaggi giusti, il risultato non cambia. Il risultato è proprio disordine, disordine anche domani. Allora, per evitare, ok, di vivere ancora nel disordine, cerchiamo di capire almeno che cosa ci dice questo disordine, perché magari non abbiamo ancora preso consapevolezza di che cosa dice di noi l'ambiente in cui viviamo. Non è detto che debba essere disordine catastrofico, eh? Il disordine è quando tu non riesci a gestire le tue cose, non sai esattamente dove sono, quante sono, quali sono. Ecco, l'idea è quella, cercare di andare proprio ad approfondire questo aspetto, perché in realtà il disordine, ma dice tanto di noi, ma non solo in negativo, eh? Cioè io voglio farvi capire una cosa, che il disordine fa parte di noi, è un lato di noi, che se, diciamo,
diciamo, messo a regime, in realtà è anche produttivo perché quando qualcosa non va bene e siamo già ordinate, quando qualcosa non va bene, si genera un po' di disordine. Noi che siamo già ordinate, il disordine se appare lo vediamo, cioè diciamo che un po' stona con l'ambiente e noi ci rendiamo conto che qualcosa non sta andando bene, non sta andando bene perché quando sei ordinata hai determinate abitudini, quando sei disordinata ne hai altrettante, che sono diverse. Sono abitudini completamente diverse. Quelle da persona ordinata sono delle sane, buone abitudini e produttive, invece quella disordinata sono purtroppo ti remi contro. Ti remi contro e non ti portano, ti portano in realtà a essere spesso inconcludente, pigra, a trascurarti un po'. Comunque a non vivere la tua casa, la tua vita proprio come tu vorresti, se, insomma, con la libertà che tu desideri. Ecco, il disordine, ok, fa parte di noi, così come l'ordine, sono due lati di noi, ma il disordine è produttivo non solo per capire quando qualcosa va storto e quindi c'è disordine, ho cambiato le mie abitudini, cosa è cambiato? Andiamo a vedere. Facendo ordine ti rendi conto che cosa ti ha portato a generare quel po' di disordine nella tua stanza, nella tua casa. Ma in realtà è anche quello che a noi serve, ok, che noi creiamo quando siamo in momento di creatività, ok? Ovviamente siamo partite dall'ordine, cioè da ordinate, avevamo tutto a disposizione e abbiamo detto ho delle idee magnifiche, devo metterle giù, devo creare. Ecco, quando sei ordinata trovi tutto, no? A seconda della vostra passione o interesse, se avete bisogno di qualcosa, di determinati strumenti, siete disordinate, fate fatica a trovarle. A trovarli magari e soprattutto non sapete bene dove sono, dovete creare lo spazio, dovete proprio allestire la vostra camera a passione, no? Ecco, l'idea è che invece quando siete ordinate la casa è già, è già proprio stata creata, ok? Quando avete fatto ordine sul vostro stile di vita, su come siete fatte. Oh, ciao, ciao Sirenis, ciao Roberta, su come siete, su quali sono le vostre passioni, su cosa, qual è il vostro stile di vita. Ecco, succede che quando noi siamo in un momento di creatività, esplosione di idee, è normale che prendiamo da una parte, prendiamo dall'altra, prendiamo di qua, prendiamo di su e lasciamo tutto in quel momento a giro. A giro perché stiamo creando, siamo focalizzate su una creazione, quindi su una, siamo concentrate su quello. Non è che mentre creiamo ci mettiamo anche a mettere a posto, Io lo dico perché non è così. Io quando, ad esempio, sono concentrata su fare varie cose. Ciao Marina, buon sabato sera anche a te. Quando sono concentrata a fare determinate cose, non è che prendo una cosa e poi la rimetto a posto, cioè è una perdita di tempo. Cioè, entriamo nell'ottica che fare ordine è necessario per quando hai bisogno di fare qualcosa, avere a disposizione, sfruttarla, ottenere quello di cui hai bisogno e poi metti a posto, ma dopo, non nel durante, perché sennò perdi tempo. Perché magari poi ti serve ancora. Ecco, l'idea, ok, è che il disordine non è proprio un nemico malefico, ma se insomma tu ci giochi troppo, poi il disordine prende il sopravvento e ti ritrovi che la casa è non è più casa, ok? È una specie di magazzino perché ci sono più cose che più spazio per le tue cose che spazio per te. Ok, quindi ora che siete un po', siete arrivati un po', nel frattempo ho fatto questa lunga introduzione per attendervi tutte. Saluto tutte, buonasera a tutte. Nel frattempo possiamo partire con il tema di stasera, ok? Allora, l'idea quindi è capire che quando ci accorgiamo, perché questo è il primo step, capire se siamo disordinate o meno. Ecco, capirlo è già il primo passo. Prendere consapevolezza vuol dire che in te sta crescendo un desiderio, ovvero nasce il desiderio quando tu ti rendi conto di ciò che ti manca. Se tu ti rendi conto che del disordine ti stai rendendo conto che ti manca, ok? Essere ordinata e perciò desideri fare ordine. Desideri fare ordine perché ti manca proprio questo aspetto. Nel momento in cui tu hai questo desiderio, vuol dire che hai preso consapevolezza. Quindi, primo step fondamentale, perché non possiamo stare qui a parlare io e te se tu non sai se sei disordinata o meno. Come capirlo? Guardati attorno, ok?
veramente fatelo, guardatevi attorno e no, cercate di guardare se voi effettivamente riuscite a capire esattamente dove sono tutte le vostre cose, se sono tutte nello stesso posto, se sono in più posti nella casa, se voi aprite un mobile così, ah, alzati e cammina, no? Uno qualcuno direbbe, alzati e cammina e cerca e apri un cassetto e vedi cosa trovi. Se in quel cassetto ci sono vari generi di cose e cianfrusaglie, allora non sei ordinata. Non sei ordinata perché le cose, diciamo che non sono, ok, organizzate, non sono catalogate, non sono facili da trovare, non sono fruibili facilmente in uno stile di vita così, insomma, senza doversi per forza sforzare dal punto di vista della memoria, ma non è intuitivamente comodo. Cioè l'idea è che per essere ordinati devi avere la gestione delle tue cose, devi sapere esattamente cos'hai, dove sono le tue cose, devono essere facili da utilizzare. E soprattutto devi aver voglia di fruire delle tue cose in casa, ok? Se tu delle volte ti freni a fare determinate cose, può essere anche cucinare, per farvi un esempio, è perché effettivamente sei ostacolata, non sei invogliata, perché sai che poi avresti troppi ostacoli durante, diciamo, la fase cucina per preparare quel piatto, e quindi ne fai un altro più facile, più veloce, e non, insomma, ti freni, ti togli la possibilità di, insomma, di poter godere di qualcosa che ti avrebbe resa effettivamente più felice, un po' più soddisfatta, magari appagata nel mangiare quel buon piatto che tanto desideravi. Parliamo di un buon piatto, ma possiamo parlare di qualsiasi tipo di cosa. Però per farvi capire che quando si è disordinati, insomma, si accumulano mancanze che sono date principalmente al fatto che in casa tua non puoi fare quello che realmente vorresti. Cioè, in questo momento magari tu vorresti stendere le gambe, però magari c'hai, non so, i panni da stirare, o magari, non lo so, hai i libri ammassati lì vicino, cioè, è per dire, no? Non lo fai perché ci sono le cose, ok? Oppure metti i piedi sopra e va bene lo stesso. Però capisci che, insomma, si poteva evitare se avessi avuto la possibilità di mettere le tue cose in un'altra maniera. Quindi avere lo spazio libero per te, per fare cosa, cioè ciò che vuoi, quando vuoi, come vuoi, ok? Questi sono i tre aspetti. Se tu non vivi a tua casa come vuoi, quando vuoi, allora vuol dire che bisogna lavorare un attimo. Allora, quello che volevo chiedervi è cosa vi trasmette il disordine? Cioè, quale emozione, quale sensazione? Cos'è che dice di voi, che a voi non piace ed è per questo che poi fate ordine? Perché è interessante capire che cosa vi trasmette il disordine nella vostra casa. Cioè, quando voi vedete il disordine, che cosa percepite di voi? Potrebbe essere trascuratezza, potrebbe essere confusione, potrebbe essere, non so, fuori controllo, potrebbe essere indecisione, potrebbe essere ma come ho speso i miei soldi? O potrebbe essere sveglia, c'è da mettere in ordine questa casa? Potrebbe essere, non lo so, paura. Paura, perché molto spesso noi facciamo disordine, cioè è una cosa più inconscia, più inconscia di quanto pensiate, perché magari in una determinata zona della vostra casa ci sono determinati oggetti che vi trasmettono determinate emozioni che non avete voglia di affrontare, di avere sott'occhio, e quindi le coprite di cose. C'è un frusaglie, ok? Come dico sempre, basta una cosa fuori posto, ovvero una cosa a cui non avete dato un significato e quindi non l'avete affrontata, lasciata andare, nel bene o nel male, che da lì si genererà il disordine. Proprio per questo, infatti, il fare ordine, come sapete, sono 5 categorie da affrontare. Paralisi. Bene. Interessante. Ecco, se ne avete altre scrivetemele che ne parliamo. Sono 5 categorie dove tu le affronti le cose dal punto di vista confusione, paura. Sono, scrivetemi le vostre, quello che vi trasmette anche dei lati di voi che non vi piacciono ed è per questo che poi volete fare ordine. Sono 5 categorie, ok? Noi, ecco, arriviamo piano piano, faticosamente, dopo le prime 4, arriviamo alla quinta, che è quella dei ricordi, che è quella più importante, perché sono quelle cose, ok, che non sono solo cose, che trasmettono emozioni, sono legate a ricordi del passato, esperienze di vita, persone che ci sono state, ci sono, non ci sono più, non lo so più, non sappiamo, ma rappresentano quei blocchi emotivi
e soprattutto quegli ostacoli che poi vi porteranno a tornare nel disordine, perché voi metterete cose davanti, ok, a queste zone per non vederle, perché non li volete vedere. Ok, quindi è più una cosa inconscia, da un lato. Paralisi mi è piaciuta molto, è vero. Perché? Perché effettivamente quando ti trovi davanti a tante cose di così vario genere che non riesci più a gestire, ti viene un attimo il blocco, ok? È normale, infatti quel blocco che spesso ci provi, poi molli, oppure non ci provi neanche, proprio perché ti viene effettivamente questo attacco qua di paralisi, interessante, bello. L'idea, ok, è proprio questa, cioè riuscire a fare un percorso di riordino per andare a sbloccare, andare ad eliminare proprio quelle sensazioni che ci trasmette la nostra casa. Perché quelle sensazioni che voi percepite dalla vostra casa, praticamente, ok, sono lo specchio di chi siete. La vostra casa rappresenta proprio chi siete, è lo specchio della vostra vita, della persona che siete. Quindi se voi vi trasmette, per esempio, confusione, è perché voi, essendo confuse, avete portato, ok, con delle cattive abitudini, a creare appunto confusione tra le vostre cose in casa, ed è per questo che percepite confusione. Quindi praticamente, a seconda di come noi muoviamo le nostre cose in casa, quindi c'è chi è ordinato e chi è disordinato, quando tu lo fai succede una cosa, una magia, ok? Una magia potremmo definirla, perché praticamente tu, a seconda di come muovi le tue cose, tu in realtà stai mostrando a te stessa quello che c'è qua dentro, quello che sta succedendo. Quindi ad esempio, se te ti trasmette appunto paralisi, procrastinazione, disordine, demotivazione, paura, trascuratezza, ansia, ok? È perché sono emozioni che tu provi, stai provando o hai provato, ma stai ancora provando, magari, ma non per le cose, cioè il disordine non è che è colui il problema di tutto, è che voi avete accumulato determinate tensioni, ok, che sono accumulate, e le cose, ok, le avete impregnate di determinate emozioni, determinate sensazioni, e quindi voi percepite queste emozioni, ok? Infatti, una persona che entra in casa vostra potrebbe percepire le stesse sensazioni, come no, ok? Perché l'ambiente in cui vivete è vostro, ma la stessa cosa è se qualcuno, se la vostra casa, ok, eliminate tutto quello che ci avete, uscite di casa e fate entrare un nuovo inquilino e gli dite, ora mettici tutte le tue cose, quella casa sarà completamente diversa, ma trasmetterà determinate emozioni legate sempre alla persona che c'è dentro. Quindi effettivamente quando tu entri in casa di una persona, se analizzi un po', ok, con un certo occhio, ti puoi rendere conto anche proprio di quello che quella persona sta vivendo, cioè riesci a percepire anche determinate agitazione. Vedi? Agitazione. Interessante quello che vi state dicendo. Perché è proprio quello che voi state provando. Esempio, io quando ero disordinatissima, io quello che ho percepito finalmente, quando ho preso consapevolezza, quindi quando ho fatto la maturità, come vi ho detto, è stato sì, confusione totale, trascuratezza a livelli estremi. Quello è stato quello che ho percepito, ed infatti io nel percorso di riordino ho lavorato proprio su questo, volevo fare chiarezza e amarmi di più. L'idea è questa, cioè se voi percepite, non so, ansia, allora vuol dire che voi farete ordine, dovete lavorare su questo aspetto di voi, su di voi, ok? Perché siete persone tendenzialmente ansiose, ok? Che vi agitate facilmente, che avete delle paure, paure legate magari ad emozioni che avete vissuto, non avete, ok, affrontato. Sono emozioni normali, in realtà, che vengono vissute da tutte durante il percorso e semplicemente vengono vissute al momento giusto, ecco. Ecco perché fare ordine non è facile assolutamente, ma se tu hai un itinerario da seguire lo rendi fattibile, lo rendi proprio fattibile. Non è semplice, ma è fattibile, ok? Come dicevo ieri, basta seguire proprio un itinerario passo dopo passo e piano piano vedi a che punto sei e finalmente vedi anche quanti passi mancano per arrivare alla fine, ovvero finalmente a provare gioia, a vivere nella casa che hai sempre sognato.
C'è da dire che il percorso di riordino è un percorso per chi è in diretta adesso, magari è la prima volta che mi segue, è un percorso di consapevolezza interiore, di introspezione. Andiamo a parlare proprio di conoscenza di sé. Quindi le cose bisogna andare proprio oltre, cioè andare a vedere quella cosa, cosa dice di te, ma che lato, di che lato esprime di te? Perché dobbiamo capire noi, mentre stiamo facendo ordine, chi siamo. Chi vogliamo essere, ma soprattutto chi siamo stati, perché capendo chi siamo stati, ok, finalmente possiamo andare a dare un'interpretazione a determinati eventi della nostra vita, affrontare quindi determinati eventi, per magari se anche degli errori, qualsiasi cosa sia stato, bello o brutto, per imparare da quell'esperienza, farne tesoro e non commettere più lo stesso errore. L'errore può essere sia per come tu magari hai reagito, per magari anche il rancore che tu hai portato magari negli anni. Insomma, bisogna sempre andare a vedere l'idea proprio durante il percorso di riordino, proprio alleggerirsi soprattutto da un punto di vista emotivo, alleggerirsi sì anche da un punto di vista di cose anche inutili magari che non ti servono a niente, ma l'idea è proprio quella di andare a lavorare su di sé. Quindi, come ho detto un po' di live fa, ma lo dico in tutte le live, fare ordine appunto non è spostare le cose, non mi piace qua sul davanzale e lo metto dall'altra parte. No, nel senso che tu non lo fai per abbellire, ok? Quello lo puoi fare dopo che hai fatto ordine, perché sarà anche più facile, visto che hai meno cose e solo le cose che ami, sarà più facile, ma bisogna fare proprio un percorso interiore, fare ordine dentro di sé. Ci sono vari modi, per fare ordine dentro di sé, ma il primo è proprio quello più pratico di tutti e soprattutto più funzionale ed efficace, è proprio fare ordine in modo pratico nella tua casa. Perché facendo ordine in modo pratico, succede che tu inizi proprio a concentrarti, prima cosa su di te, ma a ragionare su cose che fino a quel momento hai sempre un po' rimandato. Ecco, l'idea quando tu fai ordine è di non rimandare più, di non rimandarti più e quindi di finalmente dire: oh, mi devo dedicare questi 30 minuti, mi devo mettere un'ora, mi metto a fare ordine. Lo devi fare per te, perché quando arrivi a voler fare ordine hai bisogno innanzitutto di fare chiarezza, perché sei un po' confusa, vuoi amarti veramente perché ti sei trascurata e soprattutto vuoi perdonarti, vuoi lasciare andare, vuoi alleggerirti, vuoi capirti di più, vuoi conoscerti. Vuoi apprezzarti, vuoi capire quali sono i tuoi punti di forza, le tue qualità, per finalmente ricominciare secondo le tue regole, ma soprattutto seguendo la direzione che possa effettivamente renderti più felice. Ma perché ti può rendere felice? Perché finalmente dirai: io so fare questo, sono forte in questo, mi piace fare questo e amo questo, questo e questo. Beh, la mia direzione è chiara, la vedo. Ma tu la puoi vedere solo se sai chi sei, solo se effettivamente hai capito che cosa ti fa battere veramente il cuore. Durante il percorso di riordino si scopre proprio questo: che cosa ami, che cosa non può veramente mancare nella tua vita, che cosa è per te fondamentale. Praticamente tu vai a rispolverare, a riscoprire quali sono i tuoi valori? I valori in cui credi, i valori che ti fanno effettivamente vivere la tua vita senza, boh, senza risentimento, senza rancore, cioè tu agisci serena, tranquilla, perché sai cosa stai facendo, ma sai soprattutto che se fai determinate cose starai bene con te stessa, ma soprattutto ti porteranno al tuo obiettivo. L'idea è che durante il percorso di riordino è proprio tornare libere di essere noi stesse, di essere noi stesse al 100%, di esprimerci al 100% e tirare fuori appunto quel lato di noi, il lato migliore di noi che io definisco come leonessa. Ok? La parte di noi che io definisco come leonessa e che c'è in ognuna di voi che mi sta guardando in questo momento, è quel lato, per farvi capire qual è il vostro lato, così iniziate un attimo a immaginarvi, è quel lato di voi che è uscito già nella vostra vita, magari anche più volte, ed è praticamente quel lato che vi ha aiutato a superare i momenti di difficoltà,
ok, ad andare avanti. Avete affrontato quindi una sfida o più sfide che la vita vi ha portato e le avete superate, siete andati avanti. Ok, se siete qui oggi, le avete superate queste sfide. Ok, quindi cosa vuol dire? Che quel lato, che è il lato più forte di voi, ok, deve riemergere, ma una volta per tutte. Perché ora che vi siete accorte che siete in un momento di crisi, confusione, trascuratezza, paura, ansia, angoscia, panico, paralisi, quello che avete detto, dovete praticamente riemergere dalle acque, ok? L'idea è quella, ma come riemerge? Ci serve che quel lato che abbiamo dimenticato di noi venga fuori. Ma secondo voi, quel lato di voi non c'è in casa vostra? Pensate che sia così veramente lasciato al passato? No, in realtà la vostra casa parla anche, ok, di quel lato di voi. Ecco, l'idea è proprio questa. Mentre uno fa ordine, deve proprio scegliere quelle cose che parlano a quel lato di te, che facciano emergere quel lato proprio forte, coraggioso, intraprendente, energico, positivo, vitale, sorridente, quello che voi volete, insomma, che può. Qual è il vostro lato? Il lato della leonessa per voi? Leonessa cos'è? Ok, cos'è il vostro lato? Il lato che voi vorreste far uscire di voi? Potete anche scrivermelo. Quel lato che volete far uscire di voi, ok, è su quello che dovete lavorare. Cioè, praticamente fare ordine, ok, lavorando su quel lato per farlo emergere al 100%. Perché in realtà sarà proprio quell'aspetto di voi, ok, ad aiutarvi a riscattarvi, ad aiutarvi a terminare il percorso, perché rappresenterà proprio quel lato che vi motiverà a terminare, ad andare avanti. E quindi cosa conta in un percorso di riordino? Avere una motivazione molto forte, una motivazione non legata al fare ordine semplicemente tra le cose, ma dire grazie all'ordine che cosa voglio raggiungere, che persona voglio essere, che stile di vita voglio da domani in poi. Quindi capite che fare ordine è molto di più, non è una cosa stupida. Per chi lo vuole fare seriamente dall'inizio in modo completo, quindi veramente arrivare a conoscersi, e ovviamente non ci si conosce soltanto in un percorso di riordino che può durare un mese, 2 mesi, 6 mesi, ma poi inizia un percorso, il tuo percorso di vita dove finalmente lavorerai su di te, perché iniziando ad essere te stessa ogni singolo giorno, mostrando il meglio di te in casa, ti abituerai ad essere e ad agire in un certo modo. E credimi che essere te stessa sarà la chiave che ti porterà a vivere la vita come tu hai sempre desiderato. Questo non vuol dire che tu debba raggiungere chissà che aspirazioni, ma quando tu prenderai determinate scelte importanti in futuro, se le prenderai sulla base di chi sei, e quindi sul meglio di te, sulla parte che ti hai fatto emergere, che si conosce, sa cosa vuole, ha degli obiettivi e così via, e ha già lavorato già sugli errori che ha commesso e quindi non li commetterebbe 2 volte, le scelte che prenderai saranno quelle scelte di cui non ti pentirai mai nella tua vita. Non te ne pentirai mai perché hai ascoltato esattamente ciò che ti fa battere realmente il cuore. E quindi cosa vuol dire? Che quella scelta di cui non ti pentirai mai, non ti pentirai mai perché vedrai sempre, ok, quanto ti ha dato, quanto ti fa essere libera, nonostante magari non è proprio quello che ti aspettavi, ci sta, eh? Però tu hai una direzione, hai un obiettivo, quindi cosa vuol dire? Che quella scelta non è l'unica e l'ultima della serie di questo anno che stai vivendo, ma è la prima di una serie di scelte che dovrai prendere per arrivare mano a mano, passo dopo passo, per raggiungere l'obiettivo. Questo cosa vuol dire? Che io, per farvi un esempio pratico, passando un po' alla pratica, quando ho fatto ordine, io ho preso determinate scelte per raggiungere un sogno, un obiettivo, che è stato quello di riuscire ad andare al corso da Marie Kondo a Londra, il primo che ha tenuto in Italia, ciao, a Londra, ok, in Europa, e quello che ho fatto è stato prendere una serie di scelte
che sinceramente non è che mi lasciavano molto felice, perché erano legate al lavoro, quindi dovevo prendere determinate scelte lavorative per mettere i soldi da parte, perché avevo un obiettivo. E le prime scelte che ho preso, i lavori che ho fatto, ovviamente non erano il lavoro della mia vita, ma ovviamente no. Però, col senno di poi, grazie a quelle esperienze, mi hanno motivata ad andare avanti, perché io ho capito che non potevo fare quei lavori, ma che volevo farne solo uno, che è appunto questo, di insegnare agli altri a fare ordine, aiutare tutte le più donne possibili a cambiare la loro vita, come ho fatto io. E quelle scelte che ho preso, nonostante, ok, non mi piacessero né viverle, ma in realtà io ho fatto quello che realmente volevo, perché se non avessi fatto quello che realmente desideravo, cioè iniziare a lavorare per mettere i soldi da parte per andare il corso 2 anni dopo, io avrei continuato ad andare all'università. Quindi per stare male, allora prendo la scelta che poi mi porta più vantaggio. Come dico nel percorso, scegliere fare la scelta, ok, più vantaggiosa per te. Vuol dire che dopo che hai preso quella scelta, quello che tu vivi di quell'esperienza, di quella scelta, poi tu devi trarne però il vantaggio che realmente ti rende felice. E come dicevo ieri, può essere che di una scelta a te ti interessi soltanto il lato economico, come fu per me in quegli anni di lavoro. Però magari per te una scelta non è il lato economico, ma il team con cui vivi quell'esperienza. Oppure può essere invece la sensazione, le emozioni che tu vivi. Ok, ognuno ha il suo metro di giudizio e tu devi capire qual è il tuo. Devi capire qual è il tuo metro di giudizio, devi proprio capire che cosa ti fa battere il cuore, che cosa per te determina la scelta giusta e migliore per te. Per capirlo non bisogna fare rischi, cioè non bisogna rischiare fuori casa dove tutto ha una conseguenza, bisogna fare allenamento in casa nostra dove l'errore più grande che puoi commettere è ottenere una cosa che non ami e accorgertene dopo, oppure lasciare andare qualcosa che magari ti serviva. Però parliamo di qualcosa, di un oggetto, non parliamo invece, sono conseguenze limitate a te, alla tua casa, ma anche lì impari da tutto, ma devi prima iniziare. Infatti cosa vi dico sempre? Le prime scelte che voi prendete nel percorso, qui parlo alle donne di Scelgo Me, ma anche chi non è Scelgo Me sta seguendo questa live, e quando parlo del percorso Scelgo Me intendo il mio percorso personalizzato, che per chi non sa cosa sia, lo trovate qui in descrizione, potete cliccare e vedere di che cosa si tratta, ok? E quando fate il percorso Scelgo Me, imparate proprio a scegliere, perché quello che io insegno è questo, non insegno a pulire col vaporetto tutto il giorno sui muri, tra le tende, il divano, non insegno questo perché non avete bisogno. A organizzare, né tantomeno, ve lo è incluso nel percorso, ma non è la chiave del riordino, quello che vi insegno è scegliere. Scegliere perché all'inizio le vostre scelte non saranno le scelte di qualità che farete alla fine del percorso, ma man mano che andate avanti capite e rivaluterete le scelte precedenti. Cioè l'idea è proprio questa, che man mano che andate avanti siete più superficiali all'inizio, quindi terrete più cose, ok? Man mano che andate avanti invece procederete, succederà che andrete a cogliere più dettagli, capirete che effettivamente determinate cose che avete scelto prima vi inquadravano, però erano un po' grossolane, potevano definirvi meglio, e dopo siete accorti che potete definirvi con determinate cose ancora più dettagliate, ancora più specifiche. Ecco, questo è il lavoro che si fa. Si parte dai vestiti, dalle cose più semplici, quelle che ne abbiamo anche un po' di più, perché è un ottimo allenamento base, man mano che vai avanti fino ai ricordi, perché ai ricordi tu devi veramente scegliere che cosa portare avanti, quali ricordi veramente ti sono d'aiuto, che ti rappresentano, che possono effettivamente aiutarti ad andare avanti, a vivere al meglio la tua vita. Questo è un percorso che serve proprio per dare valore, ok, al nostro tempo, alla nostra vita, ai nostri sogni accumulati nel cassetto che non meritano di essere lì accumulati. Ecco, vedo anche i vostri commenti, interessante quello che state scrivendo, eh? Adesso li leggo un attimo. Ad esempio, vorrei vincere la rassegnazione e l'atteggiamento rinunciatario. Ecco, queste parole che state dicendo, ragazze, voi siete nel percorso Scelgo Me, appuntatevele, perché il lavoro, ok, che dovete fare proprio poi scegliere quelle cose che vi dicono l'opposto. Io, quando ho fatto ordine a 19 anni,
Le cose che mi rappresentavano, in cui identificavo regole, schemi, tutto quello che proprio gabbia, cioè io mi sentivo soffocare, no? Perché io fino a quel momento avevo vissuto regole imposte da me che non esistevano. E quindi in quel momento desideravo veramente essere libera. Quindi, ok, l'opposto, libera, regole, schemi, oppressi. Quindi tutto quello che io ho lasciato andare in quel momento era proprio tutto ciò che mi trasmetteva schemi, regole, imposizioni, ok? Che io mi ero data. Io me le ero date. Quindi, lasciando andare quelle cose, io ho ottenuto tutto ciò che mi esprimeva libertà, gioia, spensieratezza, perché a 19 anni un po' di spensieratezza serve anche oggi, ma secondo me a tutte le età, spensieratezza, vitalità, ok? Questo io volevo, quindi ho scelto solamente le cose che veramente esprimevano questo. A me in quel momento, vi dico che a distanza di 4 anni, le cose che ottenevo, che ho ottenuto 4 anni fa, che mi trasmettevano in quel momento libertà, gioia, spensieratezza, allegria, dopo 4 anni ovviamente non me le esprimono più tutte, quindi alcune le ho lasciate andare dopo perché avevano finito la loro funzione, ok? Non ne esprimevano più la loro funzione, per le quali le avevo tenute, ok? Quindi, quando vedo che voi mi dite tante belle cose, ok? Vedi, capace di prendersi cura, creativa, bene, voglio essere una donna con autocontrollo, coraggio, forza, amor proprio. Questi concetti che voi state scrivendo sono molto importanti perché sono proprio questo, voi dovete trovare nelle vostre cose queste emozioni, queste sensazioni vi deve trasmettere la vostra casa, perché è quello che voi volete in questo momento, e quindi vi aiuterà perché il vostro ambiente è stimolante, potenziante, vi influenza proprio ad attenere questo atteggiamento e quindi a mostrare il meglio di voi, quello che in questo momento vi serve per fare il cambiamento. Per cambiare abbiamo bisogno ovviamente di fare pratica e di continuare, continuare, ok, a prendere determinate scelte che vadano a confermare certi nostri valori, certe nostre idee che abbiamo ovviamente di noi, che vogliamo andare a confermare. Se noi vogliamo, come qua c'è scritto, voglio essere una donna con amor proprio, perfetto. L'idea è che se qualcuno ti mette i piedi in testa, se qualcuno arriva da te e ti dice: ah, oggi scelgo io le regole, ok, se tu ti ami, ok, ti metterai al primo posto e quindi imparare a dire no. Quindi dovrai, ok, effettivamente importi sempre nelle tue scelte. Ricordatevi tutte che se non scegliete voi, sceglierà sempre qualcun altro al vostro posto. Non dovete permetterlo. Non dovete permetterlo perché voi dovete essere le uniche responsabili, possibilmente, anche se è difficile, ovviamente, perché poi siamo sempre, siamo sempre influenzati dagli altri. Però, perlomeno, cerchiamo di dire: ho scelto io proprio questa cosa perché è importante questo aspetto che dovete assolutamente prendere in mano. Per prendere in mano la vostra vita, ok, dovete effettivamente prenderne il controllo. A piccoli passi, ovviamente. Non si può diventare autoritari nella nostra vita, questo no, perché comunque dobbiamo sempre lasciare un po' di spazio anche alle emozioni, alle persone che possono entrare nella nostra vita e renderla più bella. Ma mi raccomando, dobbiamo sempre rimanere integri, integri nei nostri, in quello che noi crediamo, in quello che ci valorizza, in quello che per noi è importante. Io sono una persona che ovviamente se vi insegno a scegliere, perché mi reputo una persona che ha preso tante scelte importanti, ok? Che alcune le ho fatte bene, altre no, però come sapete adesso comunque io sono una che riflette molto per imparare dagli errori che ha commesso, per prendere ovviamente il meglio e quindi le lezioni imparate per essere una persona migliore, per crescere e non commettere gli stessi errori. Ecco, fare ordine a 19 anni mi ha salvato da tante tante cose, perché effettivamente io adesso mi trovo a 23 anni, ad aver fatto in 4 anni cose ed esperienze comunque e averle vissute in tempi minori rispetto al fatto se fossi stata disordinata. Da disordinata probabilmente c'è il mio sogno che ora sto vivendo, che in realtà è la realtà. Ok, quindi diventano realtà se tu sei ordinata, se no diventano sogni accumulati nel cassetto. Ecco, ho smesso di accumulare cose, sogni e quant'altro, e in effetti quando poi mi sono messa all'opera, io ho raggiunto i miei risultati in 4 anni, al posto di 10, e soprattutto quando si è disordinati, tanti sogni rimangono sepolti, e si arriva a un certo punto della vita che
ci si guarda indietro e magari si voleva fare di più. Ecco, l'idea è proprio questa, è vivere la nostra vita a pieno, al massimo, come vi dico sempre, in primis perché la vita è una, perché la vita è vostra e perché la durata della nostra vita non possiamo sceglierla, ma la pienezza con cui viverla sì. Quindi è lì che io vi dico scegliete, prendete in mano la vostra vita, scegliete voi quanto piena, quanto ricca, ok, merita di essere vissuta, tutto qua. Poi leggo i vostri commenti, vedo che c'è Vanna, ciao Vanna. Far emergere la determinazione e la costanza per ricominciare a raggiungere gli obiettivi più profondi. Facendo le scelte nel percorso di riordino, sto riscoprendo me stessa e sto superando infatti il mio stato di confusione e sto finalmente tornando a riconoscermi. Ecco, quello che ha appena detto Sirenis è la sintesi praticamente di quello che accade, esatto, brava. E infatti Serenissima nel percorso, così come Beatrice, vorrei essere più determinata. Ecco, quello che tu farai a un certo punto durante il percorso sarà questo, ad esempio Beatrice. A un certo punto tu sarai decisa, decisiva nelle tue scelte, cioè determinata. Cioè tu dici, io voglio tenere solo i libri, facciamo un esempio, visto che tu devi fare i libri, e non so se poi hai fatto i libri. Voglio tenere solo i libri. Wow, ciao Roberta! Ciao, che bello conoscerti! Wow, sono felice di quello che stai dicendo, di quello che mi stai dicendo. Beatrice, ad esempio, che vuole essere più determinata, bellissimo, vuol dire che tu hai sicuramente passioni, sogni nel cassetto, Beatrice. Desideri, ecco, in questo momento pensa a una cosa che desidereresti fare. Ma parlo di una cosa semplice che puoi fare in casa tua, che può essere leggere un libro, per dire. Ecco, l'idea è questa. Tu non è che dici, no, lascio stare. No, no, io mi alzo ora, in questo momento, in questa diretta, e vado a fare quello che voglio fare, perché io sono determinata a fare quello che mi rende felice, a fare quello che amo. La determinazione la si vede anche in un percorso che tu inizi e termini. E porti fino alla fine. La determinazione la si vede quando tu dici io scelgo solo le cose che parlano direttamente al mio cuore, solo le cose che effettivamente mi fanno star bene, mi fanno ricordare il meglio di me. Quello che tu vuoi ottenere, ok? Basta, ad esempio, forse tu mi hai detto paralisi, ok? Che mi trasmettono libertà, che mi trasmettono serenità. Ecco, la determinazione è questa, che quando tu ti trovi una cosa che lo senti che non ti sta dando quell'emozione, tu dici no. Scelgo me, veramente ora dico il titolo del percorso perché ha veramente senso sulla determinazione. Ok, scelgo me ora, scelgo me oggi, scelgo me ogni giorno. Cioè, l'idea è proprio questa. La leonessa dice proprio queste parole: scelgo me, non rinuncia, non rinuncia. Cioè, è facile rinunciare, è facile perché basta non muoversi, basta stare fermi. Invece la determinazione, la parte migliore di noi, è quella che quando vuole raggiungere un obiettivo lo fa a tutti i costi, scascasse il mondo. E so che tutte voi avete fatto almeno una volta nella vostra vita, avete lottato contro tutti, l'avete fatto. Poi magari è finita in un certo modo, non si sa, però quella parte, ok, quella un po'. Io la definisco proprio leonessa, un po', no, ruggito che avete fatto, ho detto, oh, mo basta, scelgo io le regole, mi avete un po' rotto tutti voi. Quello è un momento di ribellione, c'è stato in tutti noi, c'è chi l'ha avuto solo in adolescenza, chi l'ha avuto poi a 40 anni, chi magari non l'ha proprio avuto e lo continua a sopprimere, in questo momento sta uscendo fuori. Ecco, noi dobbiamo effettivamente dire scelgo me, quello che mi fa star bene, quello che io sono, perché non possiamo snaturarci, non possiamo mascherarci sempre. Perché poi la vita che viviamo è una vita di M, perché non ci piace. Ma non ci piace perché? Perché noi viviamo come gli altri, no, vorrebbero che noi fossimo. E quindi cosa succede? Che attiriamo persone che non ci piacciono e che ci annoiano, ma perché loro vedono la facciata, non vedono chi siamo realmente, ok? Non vanno oltre. Pochissime persone avete incontrato nella vostra vita che vi hanno, ok, hanno visto oltre, ok? Sono poche quelle che riescono ad andare oltre.
Perfetto, quando voi vi fate così, e qui andate a lavoro, vi mostrate in un modo, ma poi siete tutt'altro, quando uscite fuori a cena, la sera, vi vestite in un modo, ma in realtà voi siete l'opposto. Ecco, voi attirate determinati sguardi, determinati discorsi si intavolano con voi, determinate opportunità vi arrivano, che magari non sono quelle che vi piacciono, ma vi accontentate, perché non siete voi stesse. Ma se voi foste voi stesse, come è successo nelle donne nel percorso, che adesso hanno trovato pure lavoro in un momento in cui dice, ma come cavolo hai fatto trovare lavoro, insegnamelo, loro ti direbbero fai ordine, ti direbbero fai ordine, perché una volta che tu fai ordine, capisci le opportunità, magari ritrovi contatti, persone, non risenti persone del passato che magari vuoi ringraziare, chiedere perdono, così nella riconciliazione può succedere di tutto, può succedere di tutto, e quindi veramente incontrarsi e magari paf, un'opportunità, e l'opportunità l'avete creata voi, la vostra vita l'avete creata voi, tutto quello che vi è successo l'avete fatto voi. Chi è nel percorso scelgo me, siete voi che state facendo ordine, voi mi ringraziate e io ringrazio voi, ma dovete dirvi grazie a voi stesse, ringraziarvi, perché dovete farlo, ve lo meritate. Dovete capire che siete voi, ok? State facendo voi tutto il percorso, voi state facendo ordine, voi state finendo il percorso. Perché in realtà tutto dipende da voi, dalla vostra determinazione, dalla vostra motivazione, da quanto vi amate, da quanto volete bene. È questo il fatto. Quindi ditevelo un bel grazie e pacca sulla spalla, ma anche un'altra possibilmente. Ok? Io vi abbraccerei forte, per possibilmente, vi strapperei anche un bel sorriso. Ma è per farvi capire che tutto quello che avete fatto è merito vostro, e guardate quello che avete vissuto in modo che non vi ha fatto bene. Non ricordatelo con dispiacere, non fatelo, perché quei ricordi non meritano proprio, ma anche quelle persone non meritano tempo, innanzitutto, speso così. Ma se veramente volete pensare a determinate persone, esperienze della vostra vita, che siano piacevoli, vedete il meglio. Cioè, non possiamo farci questo peso addosso, non ce lo meritiamo, ma quelle persone manco poi lo vengono a sapere, ma perché? Allora, se proprio dovremmo far sapere al mondo qualcosa, facciamo sapere il meglio di noi, trasmettiamo il meglio di noi, non facciamoci del male, alleggeriamoci, perdoniamoci, perdoniamo prima noi stesse per essere state anche magari arroganti, per non so, aver perso tempo, essere state magari 3 mesi depresse nel letto. Cioè, io non parlo di situazioni anomale, nel senso che tutte le abbiamo vissute. Tutte abbiamo vissute, quindi non è che tu sei l'unica. Tutte abbiamo vissuto le stesse emozioni, ecco. Non sono uguali le esperienze, su questo faccio un appunto. Ognuno di noi ha delle esperienze diverse. Però quello che ci accomuna, e che mi accomuna a me, a donne che sono tutte più grandi di me, e partiamo dai 30 ai 70, ok? Sono le emozioni, perché sono le emozioni che tutte abbiamo vissuto, ma grazie ad esperienze diverse. E quindi io quello che insegno loro è semplicemente scegliere. Ok, riconoscendo quell'emozione, perché il primo passo è che emozione mi trasmette questa roba? Ok, riconosciamola, poniamoci le giuste domande. Una volta che ti sei posta le giuste domande, riconosci l'emozione che ti trasmette, prendi la scelta e da lì tu piano piano ti alleni. Perché se no, se non impari a capire quali sono le emozioni che ti fanno bene, quali ti fanno male e come lasciare andare quelle che ti fanno male in modo che ti facciano bene, ok? Purtroppo continuerai sempre, sempre a. Ti porterai, se stavo leggendo i vostri commenti, e continuerai sempre, sempre a Roberta. Roberta dice: i libri li ho ordinati per colore. Brava, sì, mi impongo le cose ora. E Cara dice: ribelle, ribelle. Bellissimo. Esatto. Quindi diciamo che questa live, ok, che ha come tema quello di dire che cosa, no? Mostra il disordine di noi, è per farvi capire che mostra un po' la parte che si accontenta. Perché alla fine, pensateci, se avete il disordine in casa e continuate a conviverci da anni, è perché vi accontentate e dite vabbè, fa niente. Non va bene. Non va bene perché se vi accontentate del disordine in casa vostra, nella vostra casa, fuori casa vi accontentate anche di altre situazioni, di persone che vi parlano in un certo modo, di
non lo so, qualsiasi situazione che vi sarà capitata. Ecco, ad esempio, io su una cosa che sono esattamente, sono assolutamente categorica, ecco, è le parole con cui le persone parlano nei miei confronti. Ok, quindi determinate parole, se le sento, ok, per me è proprio stop, finisce qua. Ok, sono molto come veramente facendo ordine, quando scopri chi sei e che persona vuoi essere. Ah, non c'è trippa per nel senso che veramente le persone non possono più imporvi quello che vogliono. Infatti, quando fate ordine, le persone che poi vi vedono dopo, che siete cambiate, hanno paura che voi vi allontanate, che possiate prendere nuove strade, che possiate effettivamente iniziare a fare le cose magari da sole. Può succedere, che da un lato ci sia, magari voi trovate la vostra serenità, la vostra felicità, ma questa sicurezza, questa, insomma, questa forza, questa energia che si trasmette a chilometri, sappiatelo, perché quando fate ordine poi siete un'altra, siete vitali, gioiose, siete diverse come persone, attirate tantissime persone, non dico tantissime, dico tantissime persone che prima non attiravate magari. Ho visto dei zoni per 5 anni in casa, ho fatto 3 traslochi e un lutto, il caos vero. Esatto. Quello che i cambiamenti, quelli più traumatici, sono proprio quando si ha un lutto, che appunto anche quando io ho fatto ordine avevo appena vissuto, e poi i traslochi sono tremendi, eh. I traslochi sono veramente tremendi, perché effettivamente se si è un po' disordinati. È un caos gestirli, è un caos. E adesso infatti io dovrei, dovrei, perché appunto non so quando, ma devo traslocare. Devo traslocare e mi devo preparare tutto. Ma in realtà, cioè, non è che ci sia molto da preparare, perché in realtà ho le idee molto chiare su quello che voglio portare. Sono molto tranquilla perché so esattamente come devo procedere, quindi per ordine, per categorie, sottocategorie, seguendo la checklist, e non ho assolutamente timore e paura, ecco. Prego Roberta, un piacere, sono molto contenta di quello che mi dici. Ciao Maura, ciao a tutte, ciao a tutte. Ok. Quindi è interessante, ok, cercare di capire che cosa vi trasmette la vostra casa, il disordine, quale lato di voi vi trasmette, perché una volta che capite che cosa vi trasmette, voi. Ci sono altre nel percorso che hanno la macchina che è uguale, che è piena di cose perché non possono portarle da nessuna parte, allora mettono i sacchi in macchina. Grandissima, è così, è così. E quando, comunque, per chi è in ascolto, se volete fare ordine, c'è la possibilità di accedere ecco, vedere di che cos'è il percorso Scelgo Me qui in descrizione e potete accedere autonomamente. Adesso è in offerta e, come vi dico sempre, ha una scadenza limite. Nel senso che una volta che arriviamo al numero di persone che ho stabilito, che potranno accedere con questa offerta, sarà chiusa per sempre. E il prezzo, ovviamente, come vi ho detto, non raddoppierà ma quasi, ma saliremo, ok? Perché è comunque un'opportunità che voglio dare effettivamente alle donne che vogliono realmente cambiare radicalmente la loro vita. Vogliono prenderla in mano ora, non vogliono più rimandare, perché altrimenti. Effettivamente la peggiore abitudine di una persona disordinata è proprio questa, quella di rimandare, di procrastinare e di pensare che puoi essere pigra e ordinata. No. Se vuoi fare ordine, devi anche voler cambiare questa tua abitudine e migliorare. Voler essere un'altra persona, più intraprendente, una persona effettivamente concludente, una persona attiva, ok? Ma ormai è la tattica, la macchina la riempi di sacchi perché poi appena saremo liberi vai in macchina, se c'è spazio vai e vai a mollare tutta la roba, almeno tutta in una volta, ottimo. Esatto. Esatto, è un comune denominatore, brava Patrizia, come se non volessimo lasciare andare le cose per non separarci simbolicamente. Esatto, l'idea è quando abbiamo avuto appunto una perdita e cercare appunto di superarla,
alleggerendo quei ricordi per renderli più piacevoli. È un lavoro che ci vuole un pochino di... Ci vuole un lavoro prima di arrivare ai ricordi, ok? Quindi tutte e cinque, partire da tutte e quattro le categorie precedenti sono necessarie. E una volta che arrivi ai ricordi, sei una persona più consapevole, più sicura, hai fatto chiarezza, capacità di scelta elevata, nuove abitudini praticamente insediate nel tuo stile di vita, una disciplina ormai allenata, sei capace di dire no, sei pronta a metterti sempre al primo posto le scelte che prendi alla fine sono quelle più importanti che determinano finalmente chi vuoi essere. È importante lasciare andare con gratitudine. È importante, sì. Allora, anche io ho cominciato a mettere in matematica. I casi sono impressionanti, per questo sono ordinati come Marie Kondo. Esatto, la parola giusta è concludente. Ho buttato tutti i... Esatto, sì. Diciamo che più che buttare, ok, userei proprio il termine lasciare andare, perché buttare non mi piace molto a me, perché... Lasciare andare mi dà più un significato di ho eliminato, ma con consapevolezza, cioè so il perché io ho scelto di eliminare questa cosa, quindi ho lasciato andare perché tu sai il perché, quindi sai dove l'hai lasciata andare effettivamente, no? A che cosa, a quale scopo. E invece buttare è molto fine a se stesso, mi è inutile, mi sembra quasi vista così. Quindi io consiglio, come tutte le donne scelgo me, ma chi sta facendo ordine, imparare a lasciare andare, che è ben diverso, perché se tu lasci andare con consapevolezza, non ricomprerai più quella cosa con quella idea, ok, passata con cui l'hai comprata, ma se la ricomprerai sarà con una maggior consapevolezza e soprattutto con un altro scopo. È molto importante questo aspetto su cui lavorare. Vedo anche Laura Francesca in connessione. Ciao Laura Francesca. Fiore, anche Fiore. Ciao Fiore. E, quindi diciamo che fare ordine, esatto, è proprio un percorso a 360 gradi. Ho donne nel percorso che avevano fatto ordine da sole, però poi si inceppavano. Si inceppavano alle carte o ai ricordi. E sono entrate nel percorso proprio per... fare ordine in modo completo, perché molto spesso c'è chi ha bisogno di un percorso completo, tutto dall'inizio alla fine, e chi invece ha bisogno di quel consiglio, quei due o tre consigli però determinanti nella propria fase di riordino. E giustamente vale la pena, perché poi è tempo, serenità, felicità che dura per sempre. Una volta fatto ordine in modo completo è duraturo, ciao, mai più ordine, felicità. Ciao Laura Francesca, che bello. Ok, nel frattempo vi dicevo che... Ah, vedi, mi è arrivata anche una richiesta amicizia di Deborah, bene. Che fare... ecco, invito chi è entrata nel Scelgo Me a mandarmi poi il video della presentazione della casa sul telefono, sul mio telefono, e presentatevi, perché sennò non mi dite nome e cognome e non so chi siete, perché... E non posso tirare a indovinare. e poi se siete del percorso Scelgo Me e non avete ancora inviato la richiesta amicizia, inviatemela, che vi aggiungo al percorso, al gruppo Facebook Scelgo Me, perché lunedì c'è la nostra diretta, lunedì è Scelgo Me, ok? Chi è qui in diretta e mi segue solo sulla pagina, sappia che il lunedì non c'è diretta qua sulla pagina. Io sempre a fare ordine, correvo a riordinare. Sì, esatto, è proprio una... diventa un'abitudine proprio. Cioè, il fare ordine diventa un'abitudine, però un'abitudine cattiva, perché non piace a nessuno fare ordine, perché poi ti stressa, è insoddisfacente perché non ottieni quello che vuoi. Quindi è una cattiva abitudine di fatto, perché la continui a ripetere senza ottenere risultato. Le abitudini migliori sono quelle che poi ti gratificano, ti soddisfano, ti fanno star bene. Ok, come per dire, io ho l'abitudine, non è questa, però magari dico a te, tu magari hai l'abitudine la mattina di farti la doccia fredda alle 9, ok, mi dici, mi rivitalizza, mi rende felice, bene, magari la faccio io e ti dico, se faccio la doccia la mattina alle 9 con la fredda, mi viene una congestione, quindi non è una bella abitudine per me, ok, quindi per te sarebbe un'abitudine bella e positiva perché ti aiuta, magari per me non è, ok, anche se io invece sono una di quelle che fa la doccia fredda.
Ok, perché effettivamente mi sento meglio dopo. Ok, poi ditemi un po' che cosa volete ottenere dal vostro riordino. Mi piace quando mi dite i vostri obiettivi, soprattutto se stanno cambiando, cioè se mentre prendete consapevolezza durante il percorso, state anche cambiando i vostri obiettivi. Può essere che magari li stiate ridefinendo, proprio come le vostre scelte, state ridefinendo anche i vostri obiettivi, molto probabile, ok? E che dire? Avete qualche domanda, per esempio? Se avete qualche domanda inerente alla tematica, sul percorso Scelgo Me, se qualcuno di voi vorrebbe fare accesso, ma ha delle domande, dei dubbi, alcuni di voi mi scrivono su Messenger, siete tanto carine, mi scrivete su Messenger e mi dite, voglio fare accesso? E mi dite, siete molto carine perché poi mi dite tante cose belle e sono molto contenta perché non penso a quello che mi dite per quello che ricevo io. Ma penso proprio che voi state mostrando il meglio di voi e a me fa piacere proprio il fatto che mi state mostrando il meglio di voi attraverso determinate parole e non altre. Ecco, vedi, Patrizia non sta più procrastinando. Questa è importante, eh? Non sono cambiamenti, perché poi c'è da dire che quando fai ordine, la cosa bella è proprio che fare ordine diventa lo strumento, il mezzo grazie al quale tu puoi cambiare, ok? E naturalmente si cambia, non è un obbligo, cioè nessuno ti forza a dire diventa non procrastinare più. No, tu devi partire con l'idea che vuoi cambiare e facendo ordine per forza cambiare le tue abitudini, perché se tu continui a procrastinare non raggiungerai il risultato di ordine duraturo, perché proprio mollerai a un certo punto. Stessa cosa per chi è pigro, inizia e poi non termina, fallisce. O per chi lo fa tanto per, ordine per fare ordine, inizia, poi fallisce. Questo è importante. Quindi quando tu vai avanti nel percorso è perché stai cambiando, perché altrimenti non puoi arrivare alla fine. Non ci arrivi se no, eh? Quindi chi arriva alla fine del percorso e ha terminato tutto il percorso con l'ordine, scusatemi, ricordi, organizzazione finale. Ha cambiato le sue abitudini, è un'altra persona, è cambiata in meglio, ma è cambiata radicalmente, perché se ci pensate, nel giro di un mese e mezzo, hai fatto dei cambiamenti che da anni desideravi cambiare determinate abitudini, desideravi avere determinate, non lo so, comodità, desideravi essere una determinata persona, per dire. Sta diventando un automatismo, ecco, è proprio naturale, vedi, anche Patrizia, per questo scelgo me, anche Carla. I miei obiettivi, prendermi cura delle mie cose e fare ciò che amo, non li ho cambiati, brava. Beh, sono belli perché si assomigliano molto un po' a quelli che avevo anche io. Fare ciò che amo, interessante. È interessante perché tu, Carla, lo stai facendo, anche da come sto notando, nel percorso con... stai ragionando molto su tutto quello che fai e stai cercando proprio di dare un senso ad ogni scelta e cerchi anche di vedere già quello che sta portando nella tua vita, perché tu porti tante riflessioni sul gruppo che mi piacciono, su ma oggi ho fatto questo e mi sono resa conto che, cavolo, bellissimo. Io ho scelto il percorso. Allora, Laura Francesca, io ho scelto il percorso Scelgo Me perché ho molti interessi nella vita, soprattutto lavorativi, faccio fatica a fare scelte, portare avanti solo dei progetti e lasciare andare altri. Ecco, questo è importante. Questo accade, Laura Francesca, infatti, e quindi tu proprio sei entrata con l'idea di, quindi sei entrata in Scelgo Me per cercare di fare cernita fra i tuoi tanti interessi, ok, soprattutto lavorativi. Per capire esatto quali sono, diciamo, quelle che ti fanno battere di più il cuore, quelle che effettivamente no, si plasmano più su di te. E questo vorrebbe dire quindi finalmente prendere la tua direzione e capire quindi quali progetti effettivamente portare avanti, perché saranno quelli che ti porteranno a essere più contenta, più soddisfatta, più gratificata, più felice, a concluderli. A essere costante anche perché noi siamo incostanti molto spesso perché è un'abitudine cattiva che abbiamo, ovviamente, che è influenzata dal disordine, perché il disordine è proprio sintomo di incostanza, essere approssimativi, inconcludenti, pigri.
E l'incostanza, per appunto la si sviluppa durante il percorso, ad esempio, appunto, finendolo. Perché, come dicevo ieri, fare ordine è un progetto. Ok, come tu hai parlato di progetti adesso, giusto? Progetti. Fare ordine è un progetto. Cioè, che effettivamente si basa su step, non è una cosa facile e veloce, ma prende tempo, in cui bisogna concentrarsi, in cui bisogna dare il meglio di sé per ottenere un determinato risultato. È un progetto che ti prende del tempo, ok? E che ti impegna. Nel momento in cui tu riesci a gestire questo progetto, nonostante le difficoltà, gli imprevisti, perché la vita è questo, quindi anche quando tu hai un progetto di lavoro, ci sono gli imprevisti che arrivano. Ma se tu hai un progetto, vuol dire che tu hai un'idea, ok, di passi che devi fare e di futuro, quando cavolo lo terminerai, quale sarà il punto di arrivo. Ecco, la stessa cosa è nel progetto di riordino. Nel momento in cui ti arriva un imprevisto, ok, è successa questa roba, mi sta bloccando. Però io vedo lì la meta, come posso raggiungerla in un altro modo? E tu troverai la soluzione. L'idea è questa, quindi quando tu poi creerai i tuoi progetti, è proprio mettere in pratica quello che hai imparato nel percorso di riordino, perché comunque mentre fai ordine succede di tutto, qualsiasi cosa sembra che ti voglia per forza impedire quel giorno a fare ordine, proprio di tutto succede, ma tu comunque, ok, farai di tutto per trovare la soluzione. Ok. Debora, che anche Debora, esatto, è entrata nel percorso Scelgo Me, anche per me è un po' come Laura, voglio essere costante ed ottenere più velocemente i miei risultati. Il disordine mi crea confusione anche nei miei lavori, certo. Davvero, ecco, per chi, e qui in questo caso parliamo di aspetto magari lavorativo, progetti lavorativi magari, o di vita, comunque che alla fine vita e lavoro stessa cosa, l'idea è proprio questa, che quando si è disordinati, ci si impiega il doppio del tempo a lavorare su un progetto, per esempio, perché si hanno tante distrazioni in casa, si hanno tanti ostacoli, si hanno sempre tante scuse per cui rimandare. E questo ti porta a ritardare i tempi, a ritardare quindi la tua felicità, la tua soddisfazione, la tua gratificazione. Questo accade proprio perché abbiamo delle distrazioni in casa. Una volta che tu le elimini e quindi fai ordine e hai l'ambiente proprio adatto a te, ok, su misura per te, è un ambiente potenziante, rigenerante e che non ha, dove non hai più scuse. Perché proprio ti dice: mi vedi? Questa scrivania è libera proprio per te! Mettiti qui a studiare, non puoi aspettare, proprio te lo sta dicendo. Questo è per chi deve lavorare, oppure non lo so, devi fare dei colloqui di lavoro, per esempio. Ecco, il tuo guardaroba ti dice: mettiti questo bel vestito perché questo vestito mostra il meglio di te, proprio l'aspetto di te che tu vuoi mostrare, serio, non lo so, o curato, quello che è. Ma così anche perché è una passione, perché è una passione e ad esempio abbiamo nel percorso tutti avete la passione, siete tutte artiste. Mamma mia, bellissimo, sono proprio felice per tutte queste artiste nel percorso. Perché tutte voi effettivamente volete avere più spazio in casa per dare sfogo alla vostra creatività, ma soprattutto per avere spazio per potervi dedicare a ciò che amate, così da personalizzare un po' le vostre giornate. Ecco, fare ordine effettivamente in questi casi rappresenta proprio la vostra possibilità di fare quello che volete, quando volete e come volete. Qui se avete un progetto non avete scuse per non concentrarvi, perché distrazioni non ne avete. E io vi dico che quello che io ho fatto in 4 anni da ordinata non, ci avrei messo il doppio del tempo a raggiungere gli stessi risultati. Che poi, come dico sempre, forse non li avrei neanche mai raggiunti perché la disordinata si accumulano solo nel cassetto, poi vedi tutto in modo negativo, pensi sempre che tu sia sfigata, che ogni cosa debba andare storta solo a te. E quindi dici: no, sono destinata a non farlo, sono destinata a non riuscire, sono destinata a. In realtà sei tu che ti stai dicendo che sei destinata a quello, infatti ci arriverai poi ad essere destinata a fallire sempre. E quindi io, anche facendo ordine, un'altra cosa che cambia è proprio la prospettiva con cui vedete il mondo, con cui vedete la vostra vita e vi guardate proprio voi dentro. È proprio vedere cosa avete, non cosa vi manca. Perché vedere cosa vi manca non apprezzerete mai tutto ciò che avete. E invece vedere ciò che hai ti fa sentire che hai abbastanza, che stai bene così, perché hai ciò che ami veramente. Ed è per questo che io dico sempre: non conta avere tante cose, conta avere cose di qualità per te, di valore per te. Perché in realtà avere tante cose, se poi non ti
non ti danno niente, boh, dice poco. E poi anche la ricchezza, ok? Essere tanto ricchi dal punto di vista economico non definisce il fatto che tu sia una persona ricca dentro. Cioè, ma più che altro ricca proprio, più che ricca a questo punto pensare proprio di chiarezza di idee. Perché quando sono tanti soldi da spendere, quando si è confusi, li si spende in qualsiasi la soluzione possibile, per dire. E questo ti porta ad essere ancora più in confusione, perché hai 10.000 stimoli. Mi è successo una volta di parlare con una signora che non ha fatto accesso al percorso proprio perché non era adatta, nel senso che cioè diciamo che questa donna, il suo problema era che aveva troppi stimoli attorno. E il problema è che non voleva, diciamo, cambiare. Non voleva cambiare, come vi ho detto, se non volete cambiare, il percorso Scelgo Me non fa per voi. Perché in realtà è un momento in cui devi confrontarti con te stessa e avere il coraggio di rivalutare tutta la tua vita, tutte le scelte che hai preso, che sono state la maggior parte delle scelte sbagliate, ecco. Però con consapevolezza e veramente vederlo col sorriso, perché non possiamo farci niente, ormai è andata, però possiamo imparare qualcosa, ecco. E quando noi spendiamo soldi in qualsiasi cosa che ci possa dare un pizzico di felicità, è sempre troppo breve. È sempre troppo breve e non dura mai abbastanza, non dura mai abbastanza, proprio come l'ordine quando si è disordinati e non si ha un metodo. Ecco, l'idea è che se tu fai ordine, ok, e impari proprio a capire che cosa ti rende felice in modo duraturo, allora poi anche quando spenderai i tuoi soldi, spenderai sempre con l'idea che non vuoi vivere di attimi di felicità, ma di effettivamente preferisci proprio vivere di esperienze, obiettivi che possono effettivamente portarti a vivere la felicità più a lungo possibile, nel senso perché, come dico sempre, stancarsi e fare dei sacrifici, bisogna poi vedere appunto, ma quando raggiungi quell'obiettivo, ne è valsa la pena? Io, dopo 2 anni che ho lavorato come un mulo per mettere da parte i 3.000 euro per andare da Marie Kondo, ne è valsa veramente la pena, cioè ero la persona più felice del mondo, del mondo. Quindi è per questo che vi dico che anche quando si hanno troppi stimoli attorno, in realtà si crea confusione perché non sai più cos'è che ti piace di più rispetto all'altro, non sai più qual è la tua classifica, no? Di priorità, qual è la tua classifica di ciò che ti piace di più, ciò che ti piace meno. E non puoi non sapere cosa ti piace perché altrimenti appunto qualsiasi opportunità ti si presenta davanti o è uguale a tutte le altre. Io infatti a questa donna dissi proprio che se non aveva visto il valore della mia opportunità, non era la persona adatta, perché quando entri in un percorso, nel mio caso, non è per tutti, come dico, è un percorso se vuoi effettivamente muovere, devi muoverti. No, è stancante. Raga, cioè, è stancante, sì, ma cavolo, però non è stancante andare a comprare e lasciare le cose lì? Certo che è stancante per il portafoglio è stancante, però magari tu non te ne rendi conto. Però cavolo, non è stancante tutti i giorni riordinare per ore e tornare sempre punto a capo, ma non è stancante quello? Ma allora, stanchiamoci una volta e basta. Cioè, l'idea è proprio quella, io veramente a 19 anni ho detto basta. Ho detto, mi ero proprio scocciata di ogni giorno di mettere a posto, mettere a posto, mettere a posto. Che vita, voglio passare la vita a riordinare. Cioè, ma anche no, io avevo tanti sogni che volevo realizzare e in quel momento per me il tempo non valeva proprio la pena di essere sprecato per cose. Soprattutto se poi erano cose anche inutili, ma molte non mi davano importanza, non avevano importanza per me. Vediamo. Ok, leggo le vostre domande nel frattempo. Volevo chiederti un consiglio. Io sto dedicando solo un'ora al giorno. Dovrei magari dedicare 2 ore. No, no, va bene, tranquilla, Laura Francesca. Il bello di Scelgo Me è che lo plasmi sul tuo stile di vita. Quindi c'è chi in piena notte si sveglia e fa ordine, come alcune di voi ho scoperto essere notturne. Chi invece vuole fare un'ora. Guarda, non ti preoccupare, l'importante è che tu inizi e concludi quello che hai scelto di fare quel giorno e che tu sia soddisfatta e contenta. E vedrai che piano piano, ok, magari poi dedicherai più tempo, ma l'importante è fare quello che ti sei prefissata e essere coerente. Quindi essere coerente e dire ho detto questo, lo voglio fare, lo faccio. E già è un'abitudine che vai a creare. E poi sei soddisfatta e nuove abitudini. Lo vedi?
Ops, scusate, vi ho girato verso il muro. Poi, ho scelto il tuo percorso anche per la tua simpatia, ma va. Grazie, Deborah. Roberta, ho apprezzato il discorso, ora ho più chiare le cose che ho. Esatto, diventare la persona che non sono mai stata. La cosa degli stimoli, vedi, Deborah, anche tu capisci? È vero, nel senso che anche io ero effettivamente molto confusa ai tempi, perché avevo tantissimi stimoli attorno a me, nel senso che tra scuola, sogni lasciati nel cassetto, magari anche progetti iniziati non terminati, varie passioni che avevo, non sapevo effettivamente neanche cosa fare nella mia vita in quel momento. Io dovevo scegliere cosa fare nella mia vita a 19 anni, finita la maturità, non sapevo veramente che cosa fare. Ed ero molto confusa, non vedevo il mio futuro. E molto spesso quando sono tutti questi stimoli, bisogna veramente mettere un punto e fare chiarezza. Fare chiarezza proprio perché se no, continua ad andare avanti senza avere una meta. E a quel punto uno si chiede: ma perché stai correndo? Perché cosa? Ma che cosa stai raggiungendo? E è un po' come quando uno vuole fare ordine per fare spazio. La domanda è: per fare spazio a che cosa? A chi? Per chi? Ecco, è per questo che io non concepisco il percorso di riordino per un fare spazio, per un buttare le cose. Perché è molto di più. Perché tu devi partire con la consapevolezza di sapere che tu vorrai fare spazio per che cosa, per quali sogni, per quali obiettivi, per quali strada vuoi raggiungere, per chi vuoi essere, soprattutto perché sta casa, sì, riordinare, ma tu devi scegliere in base a chi sei. Io ho 23 anni. Ed è importante proprio questa cosa, perché non bisogna mai fare qualsiasi esperienza noi scegliamo di fare, non dobbiamo mai farla tanto perché potrebbe aiutarmi. Bella anche questa, no? E infatti, chi è eclettico, state parlando, state, forse voi non avete capito con chi state parlando, ma io sono la persona più variegata. Proprio, prendete il gelato e il variegato, cioè il gelato variegato alla Marena, ecco. Io sono tipo il gelato variegato alla Marena, cioè di tutto ciò. Sono proprio un miscuglio e io non sono una persona che si appassiona a tutto, amo fare mille cose, sono una sognatrice, io sono una idealista, sono proprio tutto quello che il disordine chiama e Alba risponde, ha sempre risposto, presente, così. Io che non ho mai alzato la mano a scuola per 11 anni, ecco, quando c'è il disordine che mi chiamava e diceva proprio chi è presente qua e magari chi è la più stravagante del gruppo, dicevo ci sono presente con il disordine a braccetto, ovviamente, proprio una regola di vita. E quindi diciamo che veramente io vi capisco tutte quando mi dite, quando fate vedere la vostra casa, quando mi dite le vostre situazioni, perché io le ho vissute realmente. E io sono una persona che ad oggi riesce a mantenere degli obiettivi, dei progetti in 4 anni con costanza, perseveranza, soprattutto perseveranza, la passione, il sorriso, la determinazione che io non ho mai avuto. Ed è vero, proprio vero, cioè adesso perché voi non mi avete conosciuto prima, 4 anni fa non mi avete conosciuta, ma non sono la stessa persona di oggi. La profondità è cambiata sicuramente, anche se sono sempre stata abbastanza una persona un po' riflessiva. Però la vitalità, l'energia, il modo con cui vado avanti e persevero, la costanza che non ho mai avuto, ma il procedere per ordine, con pazienza, iniziare e terminare. Veramente io queste cose proprio non le avevo, non erano nel mio DNA. Effettivamente il mio DNA era amore e disordine, cioè disordine, cuore e vita, proprio cuore e vita, ma che era come vita, cuore, battito, cosa c'era? Qualcuno che diceva sta roba, non mi ricordo, forse è un comico. Vita, cuore, battito per disordine, cioè. E ero incostante, a scuola si vedevano tantissimo, infatti io avevo un compagno di classe alle superiori che era iperordinato e a scuola prendeva sempre 10, era bravissimo perché era costante, perché aveva cuore nel dettaglio, studiava materia per materia, passava da una cosa all'altra per ordine. Invece io, volete che vi insegno io come facevo io i compiti? Io aprivo il libro di storia, dopo un po' mi annoiavo, cambiavo materia e passavo alla matematica, poi passavo dalla matematica perché non mi veniva il risultato, passavo alla letteratura francese, dopo un po' mi annoiavo della
poesia perché un po' era noiosa e passavo alla letteratura spagnola che era un po' più vitale. Poi a un certo punto non capivo la parola spagnola, non avevo il dizionario, la passavo alla letteratura inglese. La letteratura inglese non mi è mai piaciuta in vita mia, mi annoiavo e quindi poi dicevo facciamo una bella pausa. Fatta la pausa tornavo a riprendere il libro di storia, prendevo un po' di quello francese e continuavo così ma alla fine, concluso? Poco. Quindi il giorno dopo andavo a scuola, sì, ma non era il granché. Infatti, ad esempio, chi fa gli studenti che fanno le maratone di una sola materia per ore e ore e ore e ore, in realtà almeno lì sono ordinati, perché all'inizio le fanno solo quello. Allora c'è speranza anche per me, sì, voglia. Mi rispecchio molto nelle tue parole. Sì, no, ma io, cioè, credetemi, quello che io vi dico, cioè, non è filosofia, tanto per teorica, così. Cioè, non è teoria, insomma, tanto per, ma è per la... È per dirvi la verità, cioè, la verità di quello che una persona, cioè, come me, io ho vissuto sulla mia pelle. E effettivamente poi nel passare degli anni mi sono resa conto che ho avuto dei benefici straordinari. Cioè proprio mi sono resa conto che attiravo tantissime persone che prima non attiravo. Ma persone belle, cioè di valore. Che io mi ricordo che dicevo, cavolo quanto vorrei essere amica di quella persona. E poi non so come questa persona mi veniva a parlare. Cioè era bellissimo, però vedeva il mio valore. Cioè questa persona si avvicinava a me. Però che va chiaro chi fossi, ok? E quindi si atteggiò nel modo in cui poi io volevo. Bellissimo, tutte persone bellissime, tantissime persone che tutt'oggi mi vogliono bene. Quindi anche lì, come tu ti poni, cosa vuoi mostrare di te, come vuoi essere ricordata. Io, quando è stato... Chi è nella mia pagina, tra i miei contatti di Facebook? Non so se ce l'ho ancora quella foto. Pensate che quando ero in terza o in quarta superiore, io ero una fotografa, nel senso che amavo la fotografia, sono una persona molto creativa io, tra parentesi, creatività alle stelle, sono una persona molto creativa, e avevo fatto questa foto e il concetto che c'era dietro è proprio, chissà proprio come, no, sarò ricordata. Ad oggi dico, non è chissà come sarò ricordata, io voglio essere ricordata in un certo modo se mi mostrerò per quello che sono e come voglio essere proprio realmente. Quindi anche le persone, quando vi dicono ma tu sei così, non prendetela come un'offesa, però lavorate su di voi, perché se quella persona ha visto questo di voi, vuol dire che voi potete mostrare di più, potete mostrare di meglio. E quindi è sempre un lavoro su di noi, sempre su di noi. Io tutto quello che mi dite, quello che mi dicono, anche le persone che accidentalmente... mi scrivono senza un perché, dico senza un perché sono commenti stupidi, ecco, mi confermano la persona che non voglio essere. Io non rispondo neanche a queste persone, perché non voglio, perché se io spendessi tempo per queste persone le darei importanza, e per me non lo sono, quindi per questo motivo non le adò. Però allo stesso tempo non voglio proprio essere una ladra di tempo. Infatti io penso che proprio... Fatemi un esame di coscienza anche voi, quando voi date per scontato il tempo degli altri. Ho fatto la live sui ladri di tempo, che è piaciuta a tutti tantissimo, per chi non l'avesse mai vista e mi sta qua in questo momento andatela a vedere. 3 ladri di tempo. Sono una live pazzesca, cioè è stata la live con più interazione in assoluto e ha una visualizzazione a palla. E ancora oggi me la commentano. Quindi diciamo che in quella live ho detto tante cose, perché sono una riflessione proprio mia personale, cioè non siamo ladri di tempo per gli altri, perché non vorremmo mai che gli altri lo siano con noi. Quindi io questa persona non ho risposto, a queste persone non rispondo, perché non voglio dare valore, ma non voglio neanche essere una ladra di tempo, perché poi loro spenderanno tempo per leggere un messaggio che non ha senso, per poi magari rispondermi, quindi poi mi ruberanno altro tempo. È proprio un cane che si morde la coda. E quindi io dedico il mio tempo a effettivamente ciò che ha valore. Anche qua è importante. Pensate che... Ah, vediamo. Per ridere. Ora faccio la lista della spesa seguendo la mappa degli scaffali, visualizzando il percorso. Ma non è una cavolata, guarda, lo sai Patrizia? È vero. Nel senso che veramente anche io, quando faccio... Adesso perché non la faccio la spesa? Perché io sono in casa da quando è iniziata la quarantena, quindi non... Non sono mai uscita, però vabbè, la mia famiglia va a fare la spesa per noi. Però quando io potevo, ok, uscire, facevo proprio così. Segnavo proprio, sì, proprio quelle sottocategorie, quello che mi serviva, ok? E quindi
la facevo proprio ordinata, sapevo che avevo messo tutto e poi quando la riguardavo facevo anche il budget. Sapevo anche il budget che potevo spendere massimo, perché appunto gestione dei soldi da tenere sotto controllo, mi raccomando, mi raccomando. Poi, nel frattempo, fatemi sapere se mi sentite, se siete sveglie, se ci siete, se vi sta piacendo la diretta, fatemi un avviso, ditemi. Nel frattempo, come sapete, io sto andando avanti il progetto personale di fare ordine un po' in modo più approfondito dentro di me. Ok, Marina, vedo qualche spolliciata, benissimo. Così vedo se ci siete. Se avete delle domande potete farmele. Se avete delle affermazioni fatele. Se volete fare, avete un dubbio, ditemelo. Se volete accedere al percorso Scelgo Me, lo trovate in descrizione e saremo lieti di accogliervi tutte noi leonesse, ok? A fare ordine tutte insieme una volta per sempre nella propria casa, nella propria vita e ricominciare secondo le proprie regole. Altrimenti, se volete, potete scrivere su Messenger se avete una domandina o un dubbio. Esatto, poi ognuno c'ha il suo punto forte, cioè ognuno c'ha il suo punto forte perché sono donne che sono rapidissime a fare la cianetta sui vestiti, chi è velocissima a fare la cianetta sui libri, chi nella dispensa, bababam, vai via, tutto lì, chi invece sui profumi, ognuno c'ha il suo forte, però purtroppo tutti abbiamo un punto debole ed è quello infatti che bisogna andare a lavorare sui punti deboli, sulle scelte che hai difficoltà a prendere. Sireni si è circondata le cose elettriche perché è la fase delle. Nella fase è la fase del kimono, sei al kimono e strumenti elettronici. Ho appena liquidato una ladra di tempo. Yeee! Yeah! Brave! Fatelo! Liquidate con gratitudine perché come puoi imparare da queste persone dicendo, cioè affermando te stessa che non sarai a. Te tu stessa, a tua volta, ladra di tempo. Cioè vuol dire che impari da loro, cioè non vuoi essere come loro. Ecco, quindi liquidare ringraziando per l'insegnamento che ti hanno dato. Cioè che non vuoi essere come loro mai, mai e poi mai. Allora, questa live sta andando ovviamente un po' più divertente, sapete che comunque un po' di leggerezza ci vuole un po' nella vita, eh? E secondo me la cosa bella proprio quando si fa ordine è questo, proprio alleggerirsi un po', ovviamente con un po' di riflessione, perché una volta che tu rifletti su quella cosa puoi anche riderci su perché tanto il concetto tu ce l'hai, eh. Poi, come sapete, sono andando avanti a fare il mio progetto di riordino interiore con le lettere, ok? Quindi ho scritto la prima lettera proprio sul tempo. Ok, quindi l'ho scritta una persona che mi ha insegnato, okay, a dare valore al tempo, perché è una persona che ho sempre visto per veramente pochissimi minuti, una volta all'anno, e con il passare degli anni io pensavo sempre a quello che mi mancava, cioè al tempo che avrei voluto trascorrere di più con questa persona. Ad oggi, ok, invece rifletto pensando a tutto quello che ho, la fortuna che ho avuto di poter spendere quel tempo con questa persona. Perché non è scontato, ok? Quindi ho dato valore a quei 2 minuti passati una volta all'anno perché, riflettendoci bene, hanno avuto più valore quei 2 minuti con questa persona che minuti e ore passati con persone che non ricordo nemmeno più chi sono. E quindi l'ho vista in questa ottica, ok? Questo è l'insegnamento numero uno. L'insegnamento numero due di oggi invece è un po' più proprio profondo perché ho scritto questa lettera invece alla mia carissima amica, che adesso non è più nella mia vita, ma è circa 8 mesi che non è più nella mia vita, e è una lettera che parla del significato della vita, proprio molto profondo e leggero è stata, però in realtà sono riuscita a dare una definizione a quello che io vedo come alla parola vita, che è proprio il significato che ho dato è emozioni liberamente condivise. Emozioni liberamente condivise. E il concetto che esprimevo in questa lettera che ho già scritto prima di questa diretta è stato proprio quello di farle capire che nonostante magari abbiamo visto tutto quello che non andava e pensavamo di aver niente in comune, in realtà noi ci siamo fatti il regalo più bello del mondo perché abbiamo scelto di farci un dono, ok? E quindi vivere e condividere la nostra vita. E infatti ho scritto questa frase, ok? Ho scritto questa frase, quindi che ciò che ci accomuna è la cosa più meravigliosa al mondo, la vita,
Abbiamo avuto la fortuna di vivere la nostra vita, poi le nostre vite sono venute a contatto e dopo un tira e molla alle superiori abbiamo scelto di condividere il nostro dono l'una con l'altra. E poi niente, dicevo che invece poi abbiamo in questo momento che siamo in questo momento del storico, ok? Ho fatto questa piccola riflessione dicendo, io ad oggi credo che ci siamo fatti il regalo più bello al mondo e proprio in questo momento, mentre ci sono persone a cui viene tolto questo dono, ne abbiamo smesso di condividerlo. E quindi il regalo, okay, che farò con questa lettera è proprio quello di farle cioè il dono, ok, di ti scrivo questa lettera per farti un dono, sto scrivendo questa lettera per sentirti ancora nella mia vita, cioè cosa vuol dire? Che il momento in cui tu scrivi anche una lettera, effettivamente, anche se quella persona non è effettivamente nella tua vita, però tu mentre la stai scrivendo la stai rifacendo vivere. E quindi praticamente finisce che, praticamente dico, è una meravigliosa sensazione, queste emozioni liberamente condivise mi aprono il cuore, mi fanno sentire viva, quindi viva la vita. Io non vedo l'ora che siano le 21. Le 21 di cosa? Madonna, e quindi insomma, sto facendo proprio un riordino interiore sui miei valori, su quello che ho imparato dalle persone che veramente hanno fatto parte della mia vita e che senza di loro oggi non sarei la persona che sono, e sono molto, molto felice di tutto questo. Complimenti perché alleggerisci queste giornate strane, sono sempre serate veramente piacevoli di crescita. Poi è bello passare ore. Ah, ma va, ho capito, Marina, ho capito. Io non vedo l'ora che sia il 21, ho capito. Io creo la condizione in famiglia per concedermi quest'ora in compagnia per voi. Bellissimo, sono felice che per voi sia un momento di spensieratezza perché io l'ho sempre vissuta con questa intenzione e sono felice che vi sia sempre arrivato allora. Bene, bene. Quindi il fare ordine, ok, è. Avevo letto un libro, ho visto che faccio la diretta, ho scritto perché. Buona serata, ok? Laura Francesca, grazie per avermi dedicato il tuo tempo, grazie mille. Ciao, buona serata. Vai, 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 carica, eh. Allora, quindi l'idea è fare ordine, lo si fa, primo step, in modo pratico, nella nostra casa, e poi lo si può fare in altri modi. Quello meno. Diciamo, quello più, un po' più stancante, però in realtà più produttivo e stimolante è fare ordini in modo pratico, che è il primo step. Poi dopo c'è sicuramente il lavorare su di sé, ad esempio in questo modo, scrivendo lettere, un diario di lettere sarebbe praticamente, dove tu effettivamente riprendi le persone che hanno fatto parte della tua vita veramente e scrivi questa lettera. Sì, la Francesca, tutti i giorni alle 21 e sì. Sì. È proprio riprendere, diciamo, le persone che hanno fatto parte della nostra vita e effettivamente vedere l'insegnamento, quindi approfondire ancora di più per andare a vedere quei dettagli. La cosa bella, però, perché è fare ordine per fare 100 lettere? Perché io scriverò 100 lettere. 100 lettere che non hanno, cioè i destinatari esistono, ma non sono destinate per essere lette da queste persone, ovviamente. Ok? A meno che non sceglierò di farlo, ve lo valuterò. Ma l'idea è scrivere 100 lettere è perché le prime persone a cui scrivere lettere sono le persone più importanti. Man mano che andrai avanti, arriverai a un certo punto fra i 90 e 100, ma anche fra i 80 e 100, in cui forse ti verranno meno in mente delle persone, in cui non sai effettivamente il loro scopo, qual è stato nella tua vita. Ed è lì che andrai finalmente a trovare quei dettagli e renderti conto, ok, di quei dettagli, di quei particolari di te. Quindi che ti caratterizzano, che ti rendono la persona speciale che sei. E io dico sempre a tutte le persone a cui scrivo la lettera che sono state speciali, lo sono perché sono speciali perché lo sono state per me. Quindi questo è per farvi capire che anche noi a nostra volta in realtà siamo entrati nella vita di tantissime persone e magari le abbiamo fatte sentire importanti, belle, apprezzate, intelligenti, amate, volute bene. Al centro del mondo e quindi in realtà quando noi pensiamo ma non valiamo niente, ecco, se noi abbiamo fatto 100 lettere in cui mi hai detto che gli altri sono stati speciali, rileggendo ci sentiamo speciali anche noi perché in realtà abbiamo condiviso quei momenti con loro. E quindi questa è una cosa che sto facendo io per approfondire un po' di più diciamo, fare ordine ancora di più dentro di me. Fare chiarezza ancora di più, il fare ordine vuol dire fare avere tutto chiaro, ecco. Fare ordine vuol dire avere tutto chiaro, come tu in casa quando ti muovi, vedi esattamente dove sono le cose, tutto a vista, sai esattamente cos'hai e cosa non hai. Anche dentro di te ci deve essere chiarezza di quanto vali, di cosa hai fatto, di cosa non hai fatto, di chi c'è stato, di chi ti ha aiutato, di chi
ti ha insegnato qualcosa, ok? E, però bisogna, e questo lavoro ti aiuta proprio a prendere consapevolezza e a, effettivamente a lasciare andare, ma soprattutto a lasciare andare determinate emozioni, magari anche alcune boh, insoddisfazioni o cose che tu non hai mai detto, ma che scrivendole ti sembra di averle dette. Queste cose non le ho mai dette a questa persona, quello che sto scrivendo. Quello che scrivo non le ho mai dette queste cose alle persone, scriverle mi fa sentire come di averle dette e quindi trovo soddisfazione, gratificazione, mi sento meglio dentro di me, sono più serena, più leggera. Quella di oggi è stata una lettera tostissima. Quindi, per farvi capire che quando si fa un percorso di riordino, che si fanno 5 categorie più l'organizzazione finale, è un progetto. Ecco, quando tu riesci a finire un percorso di riordino, sei capace di iniziare dei progetti e portarli avanti. Bella questa idea, Marina! È stupenda! È stupenda, bella! Ecco, quando hai finito di fare ordine, perché prima di finire di fare ordine, perché così hai l'ambiente che ti agevola e ti aiuta a iniziare questo progetto e a terminarlo. E così avrai tempo e energia per dedicarti. Ambiente potenziante e stimolante che ti fa fare, ti fa portare avanti il progetto in modo costante. E sarà un progetto che potrai assolutamente iniziare e ti porterà a rivivere praticamente le belle emozioni che hanno caratterizzato la tua vita. Questo è il bello, ragazze, di fare ordine, vivere le belle emozioni e quindi far venire fuori, magari da degli aneddoti, situazioni che non avevi mai visto in quell'ottica. È bellissimo. Io amo fare ordine, ovviamente, perché tiri fuori il meglio di te, proprio mostrare il meglio di te, proprio così. Quindi, non so se avete qualche domanda, ok? Non so se avete qualche domanda. Comunque, ecco, vedi che si trovano anche idee. La cosa bella, infatti, delle live è questa, insomma, essere un punto, diciamo, anche un po' di idee, di creatività e avere stimoli produttivi e positivi, insomma, ok? Ok. Guardo se ci sono dei Avere commenti che stimoli, non ho stimoli letto. produttivi e positivi. No, vabbè, ormai li ho persi. Vabbè, quello che vedo, vedo. Se avete delle domande, potete pormele. Sono contenta di questa live. Sono le 10:30 e non so se volete ancora, non so se avete ancora voglia di stare a chiacchierare. Se avete qualche idea o qualche stimolo, magari per iniziare una conversazione su qualcosa, ditemelo. Comunque ho toccato un po' tutti i punti che volevo trasmettervi oggi. Un po' per riflessione, un po' per simpatia, un po' per, insomma, pensare anche ad altro, sicuramente. Potremmo concludere la live quindi cercando di con con un fare qualcosa. Si possono fare cose diverse, varie cose. Innanzitutto iniziare a guardarsi attorno nella propria casa. Quindi valutare effettivamente se ci piace quello che vediamo e soprattutto quello che ci appare, quello che ci mostra di noi la nostra casa. Poi capire e prendere consapevolezza un po' di chi vogliamo essere e di chi siamo. E poi capire effettivamente se noi sentiamo l'esigenza di fare ordine, se sentiamo questa necessità, questa può essere lo strumento efficace per noi, ok? Nel momento in cui si prende consapevolezza, bisogna poi agire, perché sentire il desiderio, prendere coscienza, poi c'è il passo importante, agire ed essere coerenti, quindi. Come dico sempre, la live sulla coerenza. Ci sono delle live che sono abbastanza note, quella dei tre ladri di tempo che vi invito a guardare, quella sull'autostima che vi invito a guardare, quella su tre gesti per amarsi e tre modi per non buttare. Ok, quindi guardate se non l'avete mai viste. Sono un po' indietro, vi avviso, sono un po' indietro perché qua facciamo live tutti i giorni. E no, ma io, per, no, in realtà era proprio, non, era proprio quello, non volevo essere io ladro del vostro tempo, per questo vi ho detto se volevate, se vi piaceva andare avanti oppure no, perché
Non volevo essere io ladra perché mi sentivo, mi stavo sentendo magari ladra perché non ricevo stimoli, cioè non vedo se ci state, se vi piace cosa state sentendo, se vi state annoiando, poi siete qua per sport. E non vedendo mi piace, commenti e cose, dopo un po' magari vi faccio una domanda. Però vabbè, vedo che qualcuno risponde. E, vi invito a guardare, sono delle bellissime live, ok? E sempre comunque con un po' di profondità sicuramente alle spalle. Ma l'idea è questa, insomma, di riflettere un po' su di noi in questo momento, come sto facendo io, riflettere un po'. Ops, ok. E niente, domani è domenica. Domani è domenica, scusate, domani è domenica, vabbè, ci vediamo qui in diretta ore 21, ore 21, come sempre. Lunedì è giornata scelgo me, quindi siamo soltanto in diretta sul gruppo Facebook, che non vedo l'ora. E niente, chi andiamo avanti, tanto non si dorme. È vero, qua ormai anch'io ho dei problemi perché sto sballando tutti gli orari. E potete, quindi domenica ci siamo, domani ore 21 qui. Lunedì siamo su Scelgo Me, quindi niente diretta sulla pagina. Da martedì si ricomincia, poi sceglierò il giorno di pausa perché ci sarà sempre un giorno di pausa in più sulla pagina. Bene, sono contenta. Comunque, ragazze, ok, se avete domande potete farmele anche su Messenger senza problemi. Qua su Alba e Riordino, non mi inviate le richieste d'amicizia su Alba e Romito se non. Non siete nel percorso Scelgo Me, ok? E se invece volete fare accesso, potete accedere automaticamente con il link che c'è in descrizione. C'è il link, cliccate, vedete tutti i bonus, che cos'è, il prezzo, potete acquistare. E se poi avete domande, mi potete scrivere, ok? L'idea è un po' quella. Allora, io direi che. Ah, vedo che, ok, stanno qua, ci sono, ok, un po' di commenti. Il rosso ti dona, grazie, è il mio colore preferito, è il mio colore preferito, sì. Ma pensate che ormai non so nemmeno più come, che vestiti mettermi, perché li avete visti tutti. Allora, io direi che se è fatta l'ora, ok, io vi saluto, vi ringrazio tutte per essere state fino adesso con me. Vi auguro a tutte una buona serata, una felice giornata per domani e poi mi auguro di vedervi anche domani qui in diretta sulla pagina, ore 21, per un'altra diretta, un po' spensierata, un po' più leggera e un po' di riflessione che ci vuole sempre un po' di più su ordine e disordine, ok? Buonanotte a Roberta, Sirenis, a tutte voi, un saluto grande a chi è rimasta fino ad ora. Vi auguro una buona serata e un buon riordino, mi raccomando, buon riordino a tutte. Ciao ragazze, ciao!